Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Nicola Amoruso, ciao Nicola, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora Nicola, Palermo-Juventus, sulla carta insomma è una gara abbastanza segnata in sede di pronostico, ma sappiamo che al Barbera la formazione Giampiero Gasperini è davvero in grado di sorprendere, di stupire, di mettere sotto anche avversari qualitativamente superiori. Ecco, può accadere la stessa cosa a tuo avviso anche domenica prossima? Ma devo dire insomma che sicuramente la Juventus attualmente sembra veramente una squadra imbattibile. Ha lasciato un po' il passo, ha ceduto un po' il passo contro il Milan, ma perché comunque in settimana aveva avuto un impegno veramente importante contro il Chelsea, quindi non ha avuto modo e tempo di recuperare quelle energie necessarie. E quindi insomma sembra per il Palermo una partita proibitiva sulla carta, però ecco, la storia ci insegna insomma che il Palermo è capace anche di grandissime imprese, che quando c'è da tirar fuori qualcosa in più nelle sfide importanti riesce a rispondere nella maniera più adeguata, quindi credo che sia stato difficile, però non è assolutamente un'impresa impossibile per il Palermo. Torneranno a disposizione Fabrizio Miccoli, Massimo Donati, tu conosci molto bene il Romario del Salento, avete anche condiviso 6 mesi con la maglia del Perugia. Fabrizio Miccoli che nel corso della sua carriera è passato anche dalla Juventus con alterne fortune, ecco, probabilmente non è stato a tuo avviso sufficientemente capito, soppesato il suo talento all'epoca? Ma Fabrizio credo che insomma le sue qualità non siano mai state messe in discussione, è un giocatore che ha fatto gol ovunque, continua a farli, alla Juventus ecco, magari c'è stato qualcuno che ha creduto non tantissimo in lui, però è un campione, i suoi gol sono sempre di notevole fattura, di grandissima qualità. Ora più di 100 gol insomma fatto in Serie A, quindi c'è poco da dire, da commentare su quella che è la carriera e la qualità professionale di Fabrizio Miccoli. È un amico e so che ecco, è proprio il suo rientro è determinante, perché è un giocatore che ti può risolvere la partita da un momento all'altro e soprattutto un punto di riferimento per tutti i compagni, quindi devo dire che Fabrizio ecco, sono sicuro anche che continuerà insomma la sua storia d'amore col Palermo, perché si sta parlando del rinnovo contrattuale, sì. Ed è giusto insomma che un giocatore come lui legato a Palermo, ai palermitani, continui la sua avventura in maglia rosanera. Ecco, ha fatto ovviamente accenno alla questione del rinnovo Nicola Amoruso, non a caso, perché studia adesso da dirigente, vuoi intraprendere questo tipo di carriera, Nicola. Ecco, a questo proposito ti chiedo, visto che tu hai curato anche con molta attenzione il settore giovanile della Regina, a Palermo c'è proprio un prodotto del vivaio Regino, stiamo parlando di Nicolas Viola, tra i migliori giocatori della cadetteria proprio la scorsa stagione, gran sinistro, gran visione di gioco, regista classico, però a Palermo non riesce a trovare spazio. Ecco, è a tuo avviso una questione di modulo? Gasperini gioca con questo 3-4-2-1, forse Viola è più un playmaker basso, un vertice basso del rombo, per capirci, giocatore da 4-3-1-2? Ma sicuramente è una questione di modulo, perché Nicolas fa bene con il centrocampo a tre in modo particolare, giocando da playmaker. Mi spiace non abbia avuto nessuna possibilità, perché ragazzo che a parte è un grande professionista, ma qualità importanti dal mio punto di vista, un ottimo mancino, ottime geometrie, grande visione di gioco, un ottimo tiro, quindi insomma sono delle qualità che fanno pensare che possa comunque diventare un giocatore buono, importante. Naturalmente bisogna metterlo anche nella condizione tale da potersi
da potersi esprimere, ecco, non è successo fino adesso e penso non succederà, perché è difficile che cambino le cose, a mio modesto parere, e quindi dovrà trovare spazio in qualche altra squadra che vuole puntare su lui e che abbia bisogno, ecco, di un giocatore soprattutto come lui, di un playmaker basso. Ecco Nicola, a questo punto della sua carriera, per la sua crescita personale e professionale, è opportuno che vada a giocare, vada a trovare continuità di impiego magari altrove, perché insomma è vero che si allena tutta la settimana con giocatori di altissimo livello, ma è anche vero che il campo è il giudice supremo, quindi tu consiglieresti a Nicolas magari a gennaio di provare una nuova avventura e provare magari anche a tornare più forte a giugno nuovamente a giocarsi le sue chance in Sicilia? Senza ombra di dubbio, credo che insomma ormai comunque sia, io non butterei tutto di questa esperienza, certo, a Palermo, nel senso che comunque allenarsi con giocatori che hanno una certa qualità, vivere insomma l'ambiente come quello del Palermo ti aiuta a crescere, quindi dopo questi mesi iniziali insomma di conoscenza sicuramente è giusto che si vada comunque a confrontare e soprattutto mettersi in evidenza in altre situazioni, in altre società, per poi poter tornare a Palermo con altre credenziali. Ecco Nicola, se dobbiamo trovare un difetto a questa Juventus che è stellare per equilibrio, solidità, anche qualità di gioco, è forse la finalizzazione, perché ha certamente degli ottimi attaccanti, pensiamo a Vucinic, Quagliarella, Matri, lo stesso Giovinco, però non ha il classico killer d'area di rigore, quel centravanti risolutivo freddo come magari eri tu nel corso della tua carriera. Ecco, manca questo tipo di figura dal punto di vista tattico ad Antonio Conte. Ricordiamoci che la Juventus, mi sembra fino a una partita fa, ora non so se sono cambiate le cose, aveva la miglior difesa e il miglior attacco. Questo vuol dire insomma che la squadra funziona a meraviglia, quindi capisco, no, che ci sia l'esigenza o la voglia, ecco, dei tifosi di avere un giocatore che davanti possa fare la differenza, possa essere un catalizzatore importante per la squadra, però ecco, io ricordo anche Ibrahimovic l'anno scorso, segnava sempre lui, ti faceva la differenza lui, però il gioco passava tutto attraverso lui, quindi alla fine lo scudetto l'ho vinto la Juventus comunque senza che avesse un giocatore importante davanti come Ibrahimovic, quindi questo può essere, non la vedrei come un difetto. Tanti giocatori fanno gol alla Juventus, centrocampisti, anche difensori, anche attaccanti che si alternano, quindi ecco, io non ne farei assolutamente un problema, perché comunque la squadra in un modo o nell'altro riesce a far gol e riesce a mandare tanti uomini, quindi il grande calciatore sotto alcuni versi potrebbe essere anche un limite, come un po' anche per il Napoli, togli Cavani, insomma, la vedo un po' dura, no? Certo. Tutto passa attraverso lui. Invece la Juventus c'è questo, che con chiunque giochi al suo ed è importante, magari ripeto, manca il bomber da 25 gol all'anno, però ci sono tutti i giocatori che in competizione tra di loro e che concorrono a un posto da titolare, quindi insomma sono molto stimolati. Nicola, conosci molto bene, siete stati compagni con la maglia della regina sia Edgar Barreto che Franco Brienza. Ecco, nel loro ruolo sono due calciatori certamente importanti, di personalità, di rendimento, ecco, possono condurre il Palermo alla salvezza, sono due pedine fondamentali. Ma conosco bene sia Edgar, ma Franco Brienza è un mio amico e devo dire che hanno l'esperienza giusta e la qualità giusta per poter portare il Palermo fuori dalla zona classifica bassa, ecco, quindi direi che il Palermo, secondo me, dal mio punto di vista non ha grandi problemi, credo che si salverà, perché è giusto così, perché c'ha qualità, è importante, perché è una società che
che è ben organizzata, che è ben strutturata, è un allenatore che ha buone idee, ha dimostrato, e quindi ecco, non penso che sia quella la classifica del Palermo, sia questa, ma sia per altro, quindi sono convinto che pian piano si risolverà. Allora Nicola, per chiudere, vogliamo chiederti un giudizio, visto che sei stato un grandissimo attaccante, su questo gioiellino argentino appena 19enne che il Palermo ha portato in Italia pagandolo anche una cifra considerevole. Stiamo parlando di Paolo Dybala, avrai avuto modo di vederlo all'opera sia contro la Sampdoria, ha realizzato una doppietta, sia anche contro l'Inter domenica scorsa a San Siro. Ha la stoffa del grande attaccante, può diventare un giocatore importante secondo te? Ma a tutti, non per quello che ha lasciato intravedere, penso che insomma non ci siano dubbi, ha i colpi da grande giocatore, mi fa piacere che ci sia stata una nuova politica adottata un po' tutte le squadre di Serie A, quella di lanciare i giovani, di dar spazio anche a chi magari qualche anno fa non avrebbe avuto, stanno, insomma, un giocatore come lui è un giocatore che va valorizzato, un giocatore che va aspettato, su cui non vanno fatte grandissime pressioni, ma bisogna dargli il tempo, il modo di crescere, di migliorarsi e di ecco, pian piano di inserirsi sempre con maggiore forza all'interno della squadra. Quindi ripeto, lasciamolo crescere in tranquillità, perché è un giocatore che darà grande soddisfazione al Palermo. Conte in panchina, tornerà domenica al Barbera, vuol dire qualcosa in più sul piano motivazionale, o comunque le gare si preparano in settimana, punto? Tu da calciatore puoi certamente... Assolutamente, dirci. L'allenatore in campo è determinante, in panchina si sente se c'è un allenatore di peso, un allenatore che sa leggere la partita, un giocatore che sa richiamare il suo giocatore al momento giusto, un allenatore che sa richiamare il giocatore al momento giusto, credo che è Antonio Conte, è tutto questo, quindi la differenza la faccia e come, quindi insomma sarà diciamo un valore aggiunto a questa Super Juventus. Allora chiudiamo ovviamente con un pronostico per la gara di domenica, e poi un nostro tifoso ti ricorda come attaccante estremamente tecnico, grande qualità, forse un po' fragile dal punto di vista fisico, ti chiede se nel campionato italiano c'è un calciatore in cui rivedi un potenziale erede, un nuovo Nicola Amoruso in circolazione. Ma insomma, io credo che gli attaccanti che con le mie qualità un po' diversi, caratteristiche un po' diverse, però ecco, cioè, ci sono giocatori che anche come Immobile del Genoa, che ora sta dando un po' di difficoltà, però la qualità è importante, e sono sicuro che potrà molto ben fare. E quindi insomma vedo una serie, no, di ragazzi, di giovani che possono veramente darci grandi soddisfazioni, e quindi no, c'è lui, c'è come anche Lorenzo Insigne, come ce ne sono altri comunque che stanno giocando e stanno trovando spazio, quindi credo che Immobile c'è uno di quei giocatori che mi piacciono molto, che seguo con attenzione. Senza piaggeria, quanto finisce domenica al Barbera, Nicola? Io penso che sia molto difficile, ripeto, per il Palermo, però ecco, un bel pareggio penso sarebbe, renderebbe la piazza sì, devi dire quello che pensi, insomma, senza piaggeria, penso, Nicola. Io penso un 2-1 per la Juventus. Ok, non ti mangiano mica i tifosi del Palermo, è giusto ovviamente dare... Io immagino comunque sia che se con lo stadio pieno sarà difficile comunque per la Juventus, però ecco, ora la vedo nettamente al di sopra del Palermo, e non solo, anche a livello europeo si sta dimostrando di essere una grande squadra, quindi sarà veramente difficile. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.